cucina. Oggi andrò a fare un pan di Spagna leggerissimo e morbidissimo. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 150 g di farina a 00, una bustina di lievito per dolci, 125 g di zucchero semolato, una bustina di vaniglia, 8 uova da dividere i tuorli dagli albumi e un cucchiaino di scorza di limone e uno stampo da 28 centimetri. Dentro il cestello della planetaria vado a mettere i tuorli, lo zucchero, e la bustina di vaniglia. Inizio a sbattere fino ad ottenere un composto bello spumoso. Nel frattempo, in un'altra ciotola con delle fruste, vado a sbattere gli albumi a neve ferma. Dovrà risultare così. Dopo aver montato gli albumi a neve, prendiamo il cestello della planetaria e vado a inserire poco per volta gli albumi. Facendo un movimento dal basso verso l'alto, piano piano, senza smontare le uova. Con una mano giriamo la ciotola e con l'altra facciamo questo movimento. Stiamo incorporando aria. Arrivati a questo punto aggiungiamo la scorza di limone e la farina insieme al lievito
per dolci, che dovrà essere setacciata. E il nostro composto è pronto. Adesso lo dobbiamo travasare dentro lo stampo. Lo stampo deve essere imburrato e infarinato. Livelliamo leggermente la superficie, mi raccomando, senza sbattere lo stampo, perché sennò tutto il lavoro che abbiamo fatto andrà perso. Così. In forno a 180 gradi per 50-60 minuti. Dipende comunque dal forno. Modalità ventilata. Il pan di Spagna è pronto, adesso lo lascio raffreddare, dopodiché lo tolgo dallo stampo. Con questo qua ci andrò a fare una bellissima torta di compleanno. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Un bacione grande e alla prossima video ricetta!